è fatta per Robin Gosens dall'Atalanta all'Inter. Veramente un grandissimo acquisto per l'Inter, ma proprio un grandissimo acquisto. Stiamo parlando di Robin Gosens, che ha fatto assolutamente benissimo all'Atalanta, ha fatto di tutto e di più all'Atalanta, tranne questo inizio di stagione che ha iniziato un po' male. E poi ha avuto l'infortunio, ma comunque un ottimo acquisto, c'è da dire, un ottimo acquisto. È un giocatore molto, ma molto essenziale, molto, 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 molto forte in quel ruolo. È un giocatore forte. È un giocatore che ti sa interpretare il ruolo da quinto a centrocampo, da quinto a centrocampo, benissimo, benissimo. Ed è un ottimo acquisto per rimpiazzare anche Perisic, che a parer mio, da quello che so, non rinnoverà il contratto. E ripeto, un ottimo acquisto. Arriverà in prestito, 3 milioni di prestito e poi 22 di riscatto. Di già l'Inter con questa di squadra già compete, già va nella strada giusta per vincere lo scudetto. E poi prende un nuovo giocatore nel mercato invernale, ma proprio un ottimo giocatore da un'ottima squadra dove è cresciuto, dove l'ha fatto crescere l'Atalanta, perché l'Atalanta ha fatto crescere Robin Gosens facendolo diventare così con Gasperini, perché con Gasperini è diventato proprio fenomenale questo ragazzo, fenomenale, fenomenale. È un giocatore che ha 27 anni, forse probabilmente l'acquisto, i 22 milioni sono un po' tanti, ma comunque bisogna dire 20, 22 o anche, non so, o anche di meno, ma comunque si sta parlando di Robin Gosens, ragazzuoli, in Italia, in Serie A, l'unico esterno di centrocampo buono, l'unico ottimo giocatore buono qua in Serie A è proprio Robin Gosens, è proprio assolutamente Robin Gosens. Sto parlando proprio di giocatori di ruolo, non parlo dei terzini, parlo proprio degli esterni, delle squadre che giocano con i 5 in mezzo, con i 5 a centrocampo, con i 4. Robin Gosens è proprio il più forte, tralasciando Theo Hernandez, tralasciando chi altro, tralasciando Mario Rui, Alexandre, tutta l'altra roba. Loro, gli altri sono terzini. Gli altri sono terzino, nonostante vari giocatori abbiano anche giocato da terzino a esterno, ma comunque ripeto che è un ottimo acquisto. Un ottimo acquisto e vedremo che farà l'Inter. Secondo me farà bene assolutamente e secondo me prenderà subito il posto da titolare. Forse ci vorrà un po' per entrare nelle gerarchie, nel gioco di Inzaghi, ma secondo me questo ragazzo farà assolutamente bene, farà assolutamente bene. E infine sono contento che sia restato in Serie A, perché un giocatore come lui aveva pure un'offerta dal Newcastle, ma infine è andato all'Inter, e sono contento così, nonostante non sia arrivato alla Juve, ma comunque contento che sia restato in Serie A, contentissimo. E io vi dico una cosa, non mi aspettavo assolutamente che Robin Gosens lasciasse l'Atalanta e restasse sempre in Serie A. Ma comunque, bene così, e ripeto un'altra volta, l'ho già ripetuto tantissime volte, complimenti all'Inter per questo grandissimo acquisto. È un giocatore che ti fa l'esterno a tutta fascia, un giocatore che è preciso nei cross, un giocatore aggiunto, un attaccante aggiunto, inserimenti, fa gli inserimenti, colpo di testa, è un giocatore che nelle gambe ha il gol, ha il gol, e i gol ne ha fatti abbastanza per un giocatore come lui. Forse l'anno scorso, 2 anni fa, ne ha fatti abbastanza, ne ha fatti un po' tantini, ne ha fatti un po' tanti, ma comunque un ottimo acquisto. E non sto a ripetere sempre ottimo acquisto, ottimo acquisto, ottimo acquisto. Chiudendo la parentesi su Robin Gosens, vorrei passare solo alla Fiorentina. La Fiorentina che, dopo aver venduto Dusan Vlahovic alla Juventus, si prende, e è fatta anche per lui, Arthur Cabral, giocatore punta dal Basilea, dove attualmente sta giocando in prestito Sebastiano Esposito. È un giocatore, da quello che so, non conosco, non ho mai visto le partite del Basilea. È un giocatore, un bu buon giocatore, 23 anni, dove Dusan Vlahovic ne aveva 22. È un 98, Vlahovic è un 2000, ma comunque un buon acquisto per questa Fiorentina. E vedremo anche lui che farà, assolutamente non ho la minima idea di chi sia. Ovviamente è una punta, ma non l'ho mai visto giocare. Saranno 14 milioni di 14, è stato acquistato a 14 milioni e più contratto fino al 2027. Ripeto un'altra volta, vedremo che farà.
Vedremo che farà. Poi parlando anche dell'Inter, un Inter che acquisterà probabilmente, non ho la minima idea se sia tutto fatto ufficiale, ma comunque si sta parlando di un Caicedo e lì anche lì sarebbe un ottimo acquisto, sarebbe un ottimo calciomercato, un inizio di calcio, un ottimo calciomercato iniziale dell'Inter, perché se si è presa Gosens, poi passa a Caicedo, è tanta roba, dico, assolutamente è tantissima roba. Tantissima roba, poi senza la Sampdoria, e poi vedremo se l'Inter farà qualche cessione o resterà così e niente, non aggiungerei assolutamente nulla. Poi per la Juve si sta parlando di Nandez, ma non c'è nulla di concreto, non c'è qualche offerta ufficiale da cui metterei qui a parlare in un video, non c'è assolutamente un'offerta ufficiale. Ragazzuoli, non saprei assolutamente cosa aggiungere, cioè quello che volevo dire l'ho detto, assolutamente quello che volevo dire l'ho detto, e adesso adesso tocca a voi a dirmi la vostra nei commenti riguardo all'Inter, riguardo a Robin Gosens, cosa ne pensate, riguardo a Felipe Caicedo, cosa ne pensate, a Sensi alla Sampdoria, che secondo me ci sta, se vuole avere continuità, se vuole avere titolarità, se vuole provare a conquistarsi una convocazione ai mondiali, secondo me assolutamente ci sta, nonostante la situazione della Sampdoria non sia assolutamente assolutamente bella, ma comunque vedremo che accadrà, vedremo che accadrà, vedremo che farà Sensi, vedremo che farà Robin Gosens, vedremo se sarà ufficializzato Felipe Caicedo e poi Sensi, come detto, alla Sampdoria. E niente ragazzi, come ho detto, fatemi sapere la vostra nei commenti riguardo il tutto di cui ho parlato, e se volete lasciate un mi piace iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E niente, non aggiungerei assolutamente nulla. Vi dico solo una sola cosa. Vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!